Si sente? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Fratelli, il nostro imam ci ha ricordato che mancano pochi giorni all'arrivo del Ramadan. I musulmani, e noi tra questi, aspettiamo il suo arrivo. Ci sono delle cose che sono... Ci sono delle cose che sono importanti da fare prima dell'arrivo al Ramadan. Il nostro imam aveva parlato precedentemente di quello che è la condizione del cuore, come deve essere il cuore quando noi arriviamo o entriamo al Ramadan. Deve essere pulito da cosa? Deve essere pulito dall'odio verso i fratelli, dai litigi, dall'invidia e tutto quello che è in relazione agli altri individui e in relazione ad Allah subhanahu wa ta'ala. Dobbiamo pulire inoltre le nostre lingue, da cosa? Da appunto le parolacce, dalle brutte cose. Questi sono argomenti che aveva trattato in passato il fratello. Oggi invece il fratello ha ricordato, vi chiedo di spegnere il telefono per favore. Oggi invece il fratello ha parlato di rinnovo di Tawba. È importante rinnovare Tawba prima che arrivi il Ramadan. Da cosa? Dai peccati. E come si fa a rinnovare Tawba? Noi possiamo fare Tawba dei peccati, ma il fratello ha detto una cosa molto importante: non solo bisogna fare Tawba dai peccati, ma fare Tawba per la mancanza e le poche azioni che noi facciamo. Quindi bisogna aumentare quelle che sono le nostre venerazioni, le ibadah, far di più. Perché, come ben sapete, Allah subhanahu wa ta'ala, la cosa che ama di più da parte del suo servo, quindi dal musulmano, dal veneratore, è che questo faccia praticamente una venerazione che non è obbligatoria, che faccia sunnah, quindi aumentare quelle che sono le venerazioni. Quindi le venerazioni in generale cosa fanno? Fanno perdonare i peccati. Ma attenzione, quali peccati vengono perdonati? Quelli piccoli, quindi quelli che vengono definiti sagair, quelli piccoli. Quindi queste venerazioni fanno perdonare appunto questi peccati. Ovviamente non i grandi, non il kabair. Quali sono i presupposti per far perdonare i peccati grandi? Ci sono altre cose oltre alle venerazioni. È necessario che venga fatto il pentimento, che la persona faccia il pentimento. In secondo luogo, ci deve essere l'intenzionalità di non tornarci più a quel peccato. Infine, bisogna pensare, allora c'è praticamente il primo il pentimento, il secondo il distogliersi da quel peccato, il terzo l'intenzionalità di non tornarci a quel peccato. Invece i peccati, questi qua appunto sono peccati che sono tra l'uomo e il creatore, tra l'uomo e Allah subhanahu wa ta'ala. Altri tipi di peccati che sono tra di noi, tra gli umani. Questi tipi di peccati invece, oltre a Tawba, oltre a tutto quello che abbiamo detto, implicano che io rendo l'ingiustizia all'altra persona. Ad esempio, se io ho preso dei soldi a qualcuno, cosa faccio? Dovrei ridarli. Se magari l'ho offeso, ho fatto una mima nei suoi confronti, cercherò di andare comunque a aggiustare questa cosa qua. Ma nel caso io non potessi ridare, mettiamo il caso che questa persona fosse morta o è successo qualcosa, non la posso più vedere, in quel caso cosa posso fare? Faccio dei sadaqati con l'intenzionalità di farmi perdonare quella cosa lì. Allora, ne è prova di quello che abbiamo detto
حديث الرسول عليه الصلاة والسلام un giorno è venuto da lui un sahabi gli ha detto qualora dovessi morire per Allah subhanahu wa ta'ala i miei peccati verranno perdonati? Il Rasul عليه الصلاة والسلام gli ha detto di sì. Allora questo qua se n'è andato, poi è arrivato Jibril, è andato dal Rasul عليه الصلاة والسلام, gli ha riparlato di questa questione qua. Il Rasul عليه الصلاة والسلام è andato da quest'uomo e gli ha richiesto cos'è che mi avevi chiesto prima. Questo uomo gli ha detto che appunto qualora dovessi morire per Allah, se i miei peccati venissero perdonati, state attenti. Gli ha detto sì, ma non il debito. Quindi se c'è qualcosa tra te e una persona, non viene perdonata. Tanto vero che neanche gli animali quel giorno, il giorno del giudizio, non vengono messi da parte da questa questione qua. Perché quando un animale incorna, pensate, incorna un altro animale, Allah subhanahu wa ta'ala li metterà insieme e gli dirà perché è incornato quest'altro ingiustamente. E poi diventerà terra, cioè non ci sarà l'inferno e il paradiso per gli animali. Rasul alayhi salatu wassalam ha domandato a Sahaba chi è il fallito? Il fallito, colui che perde tutto, che non ha soldi, che perde tutto. Sahaba ovviamente pensano come noi con un pensiero terreno, è colui che non ha soldi. Il Rasul alayhi salam in breve gli ha detto no, non è quello che non ha soldi, bensì quello che ha preso i soldi a questo e ha fatto un namima, ha sparlato dietro quest'altro. Siccome è il giorno del giudizio, la moneta, adesso abbiamo l'euro, abbiamo il dirham, abbiamo il dollaro, quel giorno la moneta sono il hasanat. Quindi se una persona ha fatto delle ingiustizie nei confronti di un altro, cosa succede? Tu li paghi con i tuoi hasanat. E quando tu hai finito i tuoi hasanat, inizi a prendere i suoi peccati. Quindi è importante che noi stiamo attenti a quello che facciamo, ovviamente, per primo nei confronti di Allah subhanahu wa ta'ala, ma non è meno importante quello che facciamo nei confronti delle persone. E il fratello infine ha ricordato un fatto un po' particolare che potrebbe avvenire ma senza prestarci troppa attenzione, l'eredità. Quando ad esempio un familiare muore, rimangono dei soldi, allora qualcuno ne prende più di altri. Questa parentesi è stata legiferata da Allah subhanahu wa ta'ala, non c'è da aggiungere e non c'è da togliere. Possiamo essere anche lo Stato, ovviamente parliamo di uno Stato in cui c'è l'Islam. Quello che succede qua non è affar nostro, noi siamo qua degli ospiti, ma noi stiamo dicendo. Però noi come individui dobbiamo essere soggetti a questa legge qua, finché non danneggiamo appunto quello che è l'ambiente, lo Stato italiano. Noi l'eredità, l'URSS è importante, mai deve essere cambiato. Infine il fratello ha ricordato che ci sono state delle morti ultimamente. Ieri è stato seppellito un uomo di 97 anni. Nella nostra mente diciamo è normale, è il ciclo della vita, ma questa settimana è morto un ragazzo di 20 anni e una ragazza un po' più giovane, quindi la morte non fa distinzione e non pensiamo che rimarremo qua. Oi jazakum Allah khair. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قام للصلاة قد قام للصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا استمروا واعتدلوا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلا من تاب وآمن وعمل عملاً
صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.